Si è conclusa da poco la cerimonia che ha visto arrivare qui a Cassino il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare gli 80 anni della distruzione di Cassino. Una cerimonia davvero molto partecipata, molto sentita. C'è stata anche una delegazione di studenti delle scuole di Cassino che ha preso parte alla manifestazione. Il Presidente che ha avvicinato i ragazzi proprio per salutarli, per parlare con loro da vicino. Una cerimonia ovviamente molto toccante durante la quale il Presidente Mattarella ha parlato di Cassino martire ma anche protagonista, testimone di questa risalita dall'abisso. E adesso andiamo però ad ascoltare uno stralcio dell'intervento del Presidente Mattarella e del Sindaco di Cassino. Cassino, la città e il suo territorio, queste popolazioni sono tragicamente entrate nell'elenco dei martiri d'Europa. A quella comunità così duramente colpita, a quelle donne e a quegli uomini contro cui la furia bellica si manifestò in tutta la sua disumanità, la Repubblica esprime oggi affetto e rimpianto e nel ricordo si inchina alla loro memoria. Cassino martire, ma Cassino anche protagonista, straordinaria testimone di questa risalita dall'abisso. Un abisso che inghiottì anche migliaia di giovani di altri paesi che morirono combattendo contro gli oppressori dell'Italia e che ricordiamo con commozione e con riconoscenza. Cassino esprime un ricordo doloroso di quanto la guerra possa essere devastante e distruttiva, ma è anche un monito a non dimenticare mai le conseguenze dell'odio, del cinismo, della volontà di potenza che si manifesta a più riprese nel mondo. Cassino, città martire. Cassino, città della pace. Questo è il messaggio forte, intenso, che da qui viene oggi. E questo è il traguardo a cui ambire. E questa la natura dell'Europa, la sua vocazione, la sua identità. E questa è la lezione che dobbiamo tenere viva, custodire, trasmettere sempre, costantemente. Ogni decimo anniversario della distruzione della città di Cassino ha visto la presenza del nostro Presidente della Repubblica e con esso l'omaggio dello Stato a questa città che ha vissuto una delle pagine più tragiche della Seconda Guerra Mondiale. Da questa città di Cassino, città martire, città per la pace, deve farsi sentire incessantemente il grido di pace in cui abbiamo bisogno in questo momento. E vede, signor Presidente, io le dico ancora grazie, non mi stancherò mai di ringraziarla, perché qui lei, con lei oggi c'è lo Stato, ma c'è anche idealmente l'intera comunità nazionale ad onorare la memoria di quei bambini, quelle donne e quegli uomini, vittime civili innocenti, che hanno sacrificato la loro vita e di quei soldati provenienti da ogni angolo della terra e che attraverso anche il loro sacrificio questa nostra patria ha vissuto 80 anni di pace, di libertà e di democrazia.